grande scrittore tedesco. Stasera sei così, eh? Johann Wolfgang Goethe disse: sì? Uno spettacolo per gli dèi e la vita di due innamorati. E quindi? E quindi niente, è morto solo come un cane Goethe, quindi so che cacchio. Speriamo scrive. Che non sia la sorte della nostra coppia. Speriamo Gianluca io. Scintilla Fubelli e la bellissima Elena Morali. Grazie. Semplici, un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Ha usato la mia carta di credito? Sono fatti tutti così, gli uomini e l'amore. 800 euro dall'estetista. Come vedi tanti aggettivi. Hai comprato le mura? Che si collano su noi. Sei diventata socia? Perché non siamo poi cattivi. Che cazzo hai combinato? Ma tu sai quanto costa andare dall'estetista? Adesso sì. Tu non sei niente male. Guarda che non ho speso tanto. Mi sorprendi quando canti e quando tiri forte. Guarda che poi, cioè, sei la tua moto che dal motore sembra truccata. Se bella voglio apparire un po' devi soffrire. Dai, va bene, guida tu. Lo faccio per te. Che sei brava più di me. E per i miei follower. Ma di me sta, aspetta, tu spendi, leva sta musica. Tu spendi 800 euro di estetista per i follower. Ma anche per te? Ah, grazie. Mi dici come fai a spendere 800 euro, forza? Beh, ho fatto la ceretta completa, sono 250 euro. Completa di che? Di vitto alloggio? Non l'ho capita. L'ho capita io, poi? Poi ho fatto il trattamento all'uva nera contro l'invecchiamento della pelle e sono 150 euro. 150 euro di uva nera? Capisci, la riserva speciale di Montalcino? Non è il vino quello buono? Non l'hai capita? No, vedi? Non l'ho capita. L'ho capita io, poi? Ho fatto la pulizia del viso, 90 euro. Non costa meno pulire la scena del crimine, costa meno.